Ciao a tutti ragazzi, oggi l'argomento di cui tratteremo è, come sapete, il pelo lanoso. Oggi siamo qui per imparare la tecnica di stripping di Spagna, senza rischiare di tagliare e di fare danni al manto. Ok, parliamo del recupero da tosatura, è un argomento abbastanza importante questo, perché bisogna cercare di capire quando poterlo fare. Non sempre si può fare. Andiamo a vedere adesso nello specifico le caratteristiche del pelo relative ai cani di tipo Spaniel. Questa è la parte non fatta e questa è la parte fatta. Quindi adesso andremo a vedere quando è necessario tosare piuttosto che intervenire con uno stripping, perché non sempre si possono verificare le condizioni per le quali si può strippare un pelo Spaniel. Quindi dopo aver capito come si procede correttamente con la tecnica, quello che ci interessa sapere ovviamente sono le tempistiche delle tolettature, tra diciamo una tolettatura e l'altra. Ok ragazzi, abbiamo terminato il viaggio nel pelo lanoso. Qualsiasi nozione abbiamo descritto la troverete sul nostro manuale appunti di Master of Stripping. Ci salutiamo, vi saluto a tutti, grazie mille. Ciao! Ciao.